Ciao a tutti, sono Yashal e mi fa veramente strano registrare un video dopo tanto tempo perché tutti i video che avete visto fino ad ora, se li avete visti, sono stati registrati prima che entrassi nella fase esami, quindi tipo 2 settimane fa più o meno. Comunque, in questo video parleremo di Barrowworm. Molto probabilmente sarà il penultimo video sulla lore di Grindon perché ho ricoperto tutti gli aspetti più interessanti. Perché Forgotten Gods fa schifo e non ha lore. E perché in realtà di Ashes of Malmuth vi ho parlato già in altri video in maniera divisa. Ho scelto di parlare di Barrowworm per il semplice fatto che la congrega delle streghe, che non so come si chiama in italiano, non ha nulla di realmente interessante se non il fatto che se scegliete di salvare la strega che si trova nel bosco sanguigno, dovrebbe essere tradotto in italiano, la ritroverete lì. Per il resto c'è ben poco da dire, anche perché molte missioni che vi verranno richieste sono anche in comune con quelle di Barrowworm e dovrete fare della scelta che adesso non vi sto a dire. Quindi, insomma, dovete scegliere quale reputazione farmare. Anche perché Barrowworm può essere sia ostile che amica, non deve essere per forza amica. Detto questo, per quanto riguarda Barrowworm, il segreto più grande che nasconde questa cittadina, perché sì, andiamo a parlare sia della fazione ma anche della cittadina stessa, questa piccola cittadina nasconde un grande segreto, mettiamola così. E infatti nel momento in cui entriamo a Barrowworm possiamo vedere che il sole splende, che i cittadini sono felici, che sembrano tutti in salute, una cosa a cui Grindon non ci ha assolutamente abituato. E già questo dovrebbe farci strano. Poi ovviamente se abbiamo esplorato anche l'ambiente circostante Barrowworm ci siamo resi conto che in quella zona circolano molti cannibali e che mangiare carne umana non è una cosa così strana in quelle zone. Tuttavia, uno solitamente non penserebbe che sia proprio una fazione intera a farlo all'interno della propria città. Magari si pensa più che siano persone portate all'estremo, come vi ho raccontato nel video su A Trip South, oppure potrebbero essere persone semplicemente trasformate in mostri e così via. Invece no, loro sono persone normalissime che hanno scelto di mangiare carne in maniera libera, nessuno li ha costretti. E non solo hanno un udito per cucinare la carne umana, intendevo mangiare carne umana, ovviamente. Hanno scelto di essere cannibali e hanno un rito per mangiare la carne umana, anche per la preparazione della carne umana, tant'è che un paesano, anzi una paesana, ci offrirà proprio della carne per poter stare meglio. Questo perché hanno una vera e propria cultura su come cucinare la carne umana. E inoltre nelle missioni che ci chiederanno di fare, ovvero quelle di salvare apparentemente dei cittadini imprigionati da i cannibali, è una missione che in realtà fa sì che queste persone vengano cucinate, vengono salvate per essere poi cucinate dalla comunità di Barrowworm. E questo potrebbe essere potenzialmente tutto quello che ho da dire, anche perché loro lo fanno perché
hanno l'idea che un dio gli ha ordinato di fare questo perché in questo modo loro possono vivere meglio e possono affrontare tutto quello che sta succedendo all'interno di Cairn e quindi Gwyndon stesso. Però tutto quello che sta succedendo all'interno di Cairn potrebbe essere anche affrontato in altri modi. Abbiamo visto anche altre fazioni che, pur cavandosela male, soprattutto la fazione probabilmente più colpita è quella di Homestead, perché lì c'era un vero e proprio giro all'interno anche delle carovane e quindi di traffico commerciale, ed è la comunità più colpita di cui non vi ho parlato in un video perché in realtà non c'è altro di interessante da dire. Però volevo parlarne qui perché mi sembra uno spunto interessante a mettere a confronto le diverse fazioni in questo momento. Possiamo assolutamente dire che quando ci sono state delle situazioni in cui abbiamo visto e abbiamo letto le persone sono state costrette a uccidersi e a mangiarsi a vicenda, è stato perché non potevano fare altrimenti, mentre invece queste persone, le persone di Barrowan, lo stanno facendo per scelta, o comunque perché credono che gli dei operano in modi misteriosi, come cita una nota, e che questa cosa gli sia stata detta dagli dei, tanto che fanno a gara, un po' come i cultisti di Solael, fanno a gara chi deve essere sacrificato, a chi deve avere questo onore. E l'ultima cosa interessante che si può dire di questa comunità, di questa cittadina, che di fatto dà vita al Ravager, che può essere considerato un celestiale, come Mog Drogen, e di lui parlerò sicuramente nel prossimo video, e poi ci sarà la fine di questi video lore. Anzi, parlerò un po' di tutti i celestiali nel prossimo video. La cosa comunque che volevo più che altro raccontarvi di interessante è che un giorno mi sono trovata a giocare con un ragazzo che mi ha proprio chiesto di fargli le missioni di Barrowworld, mentre lui rimaneva in attesa, faceva soltanto da host, perché dopo aver scoperto quello che facevano, si era sentito male e mi aveva raccontato che aveva vomitato. E le ho fatto notare che comunque è un gioco, che queste cose possono succedere veramente, ma alla fine è un gioco. Ci sta a sentirsi male, ma mi sembrava un po' esagerata come cosa. E lui mi ha raccontato che questa è una cosa che non sopporterebbe mai, per il semplice fatto che dalle sue parti dove vive lui, si vive nella povertà, ma non si sognerebbero mai di fare una cosa del genere. E questa cosa in realtà è ciò che mi ha dato lo spunto di fare questo video, per comprendere se secondo voi è giusto arrivare a questo quando appunto non si può fare altrimenti, o muori o uccidi e mangi esseri umani per sopravvivere. E se mai lo fareste invece per cercare di sopravvivere a un evento catastrofico? È un pensiero difficile e contorto, però chissà, se portate all'estremo, chissà cosa potremmo fare. Alla fine l'essere umano è molto misterioso. Niente, vi lascio con questo spunto di riflessione e ci sentiamo alla prossima.